Ormai una parte rilevante degli italiani, complici anche le teorie portate avanti da persone come il professor Orsini, è convinta che le sanzioni che l'Europa ha varato contro la Russia ci ridurranno in rovina. E non solo, sta tornando in auge anche un'altra teoria, portata avanti tra gli altri anche dall'ex senatore Pagliarulo, attuale presidente dell'ANPI, in base alla quale la Russia, sedotta, abbandonata e sanzionata dalla cattivissima Europa, sarebbe propensa a finire fra le braccia della Cina. E insieme a questa e agli altri stati che fanno parte dei BRICS, sarebbe destinata a diventare una superpotenza economica tale da schiacciare l'Occidente. Dato che sono trascorsi circa 8 anni e non è accaduto assolutamente nulla, che cosa è andato storto per i catastrofisti capitalisti? In primo luogo, i catastrofisti spesso e volentieri hanno qualche leggero bias cognitivo. Sono infatti convinti di avere informazioni e competenze migliori rispetto a chi sta al governo e soprattutto rispetto ai consulenti che operano nei vari ministeri. Pagliarulo, per esempio, è nato nel 1949, è un giornalista pubblicista, probabilmente non ha mai studiato seriamente economia. E anche se l'avesse fatto, ha studiato l'economia che si usava negli anni 50 e 60. Difficilmente sarà rimasto aggiornato quanto un consulente del ministero, il quale normalmente ha accesso a dati strutturati decisamente migliori dei nostri. Poi, naturalmente, nei centri di potere puoi trovare governanti, senatori e deputati imbecilli e consulenti raccomandati. Ma normalmente la maggior parte dei funzionari il suo lavoro lo sa fare e lo sa fare bene. E anche volendo essere anti-italiani, bisogna tenere conto che le sanzioni alla Russia sono state approvate praticamente da tutti gli stati europei, dagli Stati Uniti e, se ben ricordo, anche da Giappone e Australia. Puoi trovare un politico corrotto e dei consulenti imbecilli, ma è impossibile che lo siano tutti in tutte le nazioni. Nel caso specifico, i tecnici e i politici sono partiti da un presupposto oggettivo. La Russia conta molto meno dell'Italia. Questo grafico sintetizza l'export mondiale nel 2020. Vedete la Russia da qualche parte? Io no. Questo significa che la Russia a livello globale non esporta poi così tanti beni e servizi. Quest'altro grafico, sempre risalente al 2020, mostra invece quanti beni e servizi la Russia tende a importare. Il suo mercato sostanzialmente è di poco inferiore a quello di Singapore. Risulta evidente che a livello economico globale la Russia è uno stato come tanti. Gli Orsini, Pagliarulo non dovrebbero andare a rimorchio di Putin, ma è Putin che dovrebbe andare a rimorchio di Draghi. Perché l'Italia, con tutti i suoi difetti, a livello economico è ancora nella top 10. La Russia è uscita da un pezzo da questa classifica. A questo punto qualcuno di voi potrebbe obiettare che magari a livello nazionale abbiamo dei legami con la Russia molto più stretti, molto più forti rispetto a quelli che possono avere gli Stati Uniti d'America. E che le sanzioni possano avere comunque un effetto devastante sulla nostra economia. Per fortuna non è così. Dalla Russia importiamo principalmente gas e petrolio, ma complessivamente questi beni rappresentano soltanto una piccola parte di tutti i beni e servizi che importiamo dall'estero. E viceversa, sempre per fortuna, nella Russia esportiamo sì dei beni. Esportiamo pochi meno beni rispetto agli Stati Uniti, ma complessivamente nella nostra bilancia commerciale l'esportazione presso la Russia, se ho fatto bene i compiti a casa, ma posso sbagliare, è all'incirca all'1,5-2% del totale. Poi ripeto, posso sbagliare, ma sicuramente siamo ampiamente sotto il 5%. E naturalmente non è bello perdere quote di mercato.
ma è un sacrificio che facciamo tutti per un mondo migliore e soprattutto è un sacrificio limitato, i cui effetti negativi magari possono essere compensati cercando nuovi mercati in cui inserirsi. Viceversa, i consumatori russi non sembrano passarsela proprio benissimo. Mediamente la loro disponibilità economica nei primi 2 mesi di conflitto è scesa del 10% e si contano 200.000 disoccupati in più nella sola area di Mosca. Come dire, Roma certamente è triste, ma Mosca a breve dovrebbe iniziare a piangere. E veniamo così alla seconda domanda. Russia e Cina possono fare squadra e prendere a randellate l'Occidente capitalista? Ora, dal 2014 in poi, e sostanzialmente da quando Europa e Stati Uniti hanno iniziato ad applicare sanzioni economiche per l'invasione della Crimea, la Russia ha cercato di prepararsi al momento attuale. Ha cercato di ridurre i finanziamenti e le importazioni dall'estero, ma i risultati sono stati leggermente discutibili. Per intenderci, secondo fonti americane, le imprese russe già nel 2021 faticavano a trovare componenti high-tech indispensabili per i propri prodotti e servizi. La Kamaz, società che produce camion in grado di tenere quasi testa a un Apollo da rally, ha dichiarato di aver dovuto ridurre la produzione del 40% e di aver dovuto lasciare a casa o in cassa integrazione 15.000 persone nell'arco di pochi mesi. Queste 15.000 persone naturalmente dovranno limitare al minimo le spese perché la loro disponibilità economica sarà azzerata o comunque grandemente ridotta e, a differenza di altri russi, non dovranno neppure preoccuparsi del fatto che il 75% dei beni non alimentari acquistati in madrepatria viene dall'estero. E diventerà molto più difficile acquistare o vendere buona parte di questi. Senza andare troppo lontano, immaginate quanti problemi avranno le persone che gestiscono gli esercizi commerciali piuttosto che i proprietari delle mura. E chiaramente anche i clienti, quelli che riescono a avere denaro a sufficienza, ne usciranno molto delusi e frustrati. E tenete presente che perfino Putin ha dichiarato che i russi dovranno prepararsi a un periodo difficile. Nei 20 anni precedenti avete mai sentito dire a Putin qualcosa del genere? Io no, e oltretutto sono abbastanza sicuro che chiunque avesse sostenuto una tesi contro le sorti magnifiche e progressive della Russia sia misteriosamente scomparso. E forse è anche colpa di questo caratteraccio se Putin ha pochissimi amici. Volendo pensare positivo, potremmo affermare che Putin ha pochi amici ma buoni. E fra questi buoni rientra certamente il presidente cinese. Presidenti e ministri russi e cinesi si sono incontrati spesso negli ultimi anni e hanno iniziato a fare tante cose insieme. Qui, per esempio, vediamo i ministri della difesa che stanno sottoscrivendo contemporaneamente il divorzio dalle rispettive mogli. Come? Non è il divorzio? È solo un accordo per esercitazioni militari? Da avvocato ti posso garantire che è più o meno la stessa cosa. Ah, e detto fra parentesi, i cinesi forniscono ai russi il 25% dei loro beni di consumo, compresi gli pneumatici per i veicoli militari, e i russi hanno chiesto prestiti ai cinesi per 150 miliardi di dollari, diventando così ottimi clienti delle loro banche. Il 4 febbraio 2022, peraltro, Putin e il suo omologo cinese si sono incontrati a Pechino in occasione delle Olimpiadi o qualcosa di simile, era una partita di hockey fra ragazzini. In queste circostanze i due hanno affermato che l'amicizia fra Russia e Cina non conosce limiti, wink wink. Ed hanno colto l'occasione per sottoscrivere un paio di accordi in tema di esportazione e importazione di grano e materie prime energetiche. Normalmente a questo punto la narrazione viene interrotta dall'orsini pro Putin di turno, il quale afferma che tutti gli spazi che noi europei e americani lasciamo liberi, abbandonando la Russia al suo triste destino, verranno colmati dal colosso cinese,
che non vedeva l'ora di andare in Russia a vendere altri beni e a impiantare le sue fabbriche. Senza contare il fatto che i cinesi potranno acquistare il petrolio e il gas russo pagandolo poco e niente, mentre noi moriremo di freddo e al buio perché non avremo neanche l'energia elettrica. Ora la Cina, per aiutare la Russia, potrebbe fare due o tre cosette. A parte l'impegno politico, potrebbe o finanziare i russi, oppure ancora potrebbe fare da intermediario per permettere alla Russia di scavalcare o evitare letteralmente le sanzioni che le stanno piovendo addosso a getto continuo. È tecnicamente possibile? In alcuni casi sì, in altri no. Si pensi per esempio alle forniture di gas che arrivano mediante dei gasdotti. Questi gasdotti costano letteralmente decine o centinaia di miliardi di dollari e servono anni per costruirli. E a parte i problemi logistici, anche ammesso e non concesso che operai russi e cinesi riescano a costruire metanodotti in una sola notte rimettendoci di tasca del loro, resterebbe il problema che la Cina acquista circa un ventesimo del gas che la Russia smercia in Europa. In proporzione, acquisire la Cina e perdere l'Europa significa ridurre del 95% circa il fatturato in queste aree geografiche. La Russia inoltre esporta principalmente materie prime che non hanno un altissimo valore aggiunto, motivo per cui gli intermediari cinesi non potrebbero guadagnare granché. Per farlo dovrebbero aumentare a dismisura i prezzi delle materie prime e finirebbero più o meno automaticamente fuori mercato. Insomma, le imprese cinesi a livello teorico potrebbero riempire i vuoti di mercato lasciati dalle imprese occidentali che dalla Russia si sono ritirate. Ma anche qui ci sarebbero un paio di problemi quasi insormontabili. In primo luogo, puoi piazzare soltanto prodotti integralmente progettati, assemblati e costruiti in Cina. Tutte le società occidentali dovrebbero infatti rifiutarsi di cederti quelle componenti sapendo che poi vanno a finire in mani russe. Per esempio, la Boeing o l'Airbus non rifornirebbero mai clienti cinesi sapendo che poi questi vanno a fare manutenzione sugli aeroplani russi. E come è noto, i cinesi uno pneumatico militare della Michelin più o meno riescono a copiartelo, ma non c'è possibilità che preparino delle turbine come quelle dell'Airbus o della Boeing. E poi c'è anche un problema di reputazione per tutti i marchi cinesi che operano all'estero e in Occidente in particolare. Un'impresa come la Volvo, per esempio, avrebbe potuto approfittare del ritiro delle società occidentali per invadere la Russia con le proprie automobili, ma di fatto ha chiuso la serranda come tutte le altre imprese, sostanzialmente per due motivi. Il primo, come ripeto, è un problema reputazionale. La Volvo è un marchio di spessore e i suoi clienti potrebbero prendere a male il fatto che le sue automobili vengano guidate dagli oligarchi russi, per esempio. E poi c'è un problema di rischio-opportunità. Che cosa succede se gli Stati Uniti, piuttosto che l'Unione Europea, si svegliano con il piede sbagliato e decidono di sanzionare anche tutte le imprese che commerciano con la Russia? Ho già detto che il mercato russo vale meno di quello italiano? Facciamo un esempio. Tutti ormai conosciamo Xiaomi. Xiaomi o Xiaomi detiene il 40% del mercato russo dei telefonini. Potrebbe fare i salti di gioia sapendo che Apple si è ritirata e potrebbe guadagnare un'altra bella fettona di mercato russo. Il problema è che l'intera torta russa pesa meno del 3% di tutte le altre fette di torta che Xiaomi nella sua pasticceria vende. Mettiamo infine che l'amicizia prevalga davvero su tutto il resto. Se fossimo in un cartone animato come Sailor Moon, la nostra eroina troverebbe delle energie incredibili nella propria bacchetta, scettro, quello che è. Nel mondo reale, tutta l'imprenditoria cinese non riuscirebbe a trovare materie prime e prodotti finiti per colmare il vuoto lasciato dall'Occidente. Al massimo, qualche miliardario o gruppo di investimento cinese potrebbe acquistare a prezzi di saldo imprese russe in difficoltà,
Ma anche qui ci sarebbero dei problemi non indifferenti. Le imprese russe più appetibili si trovano infatti sotto l'ala protettrice di Putin e questi difficilmente potrebbe permettere scalate dall'esterno senza avere una contropartita adeguata. E infine, se proprio dobbiamo dirci tutto, 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 non è che la Cina abbia soltanto i problemi della Russia da risolvere. Come ogni amico che si rispetti, anche lei ha i propri. Sembrerà strano, ma secondo alcuni analisti, nel 2022 la crescita cinese sarà la peggiore dal 1991, il che non è bello. Peraltro in Cina c'è ancora il problema del Covid, salvo errore da parte mia, Shanghai si trova in lockdown e Shanghai ha 25 milioni di abitanti. E poi c'è il problema del riarmo globale, innescato proprio dal comportamento di zio Vladimir. Intendo dire, se qualsiasi Russia può andare a prendersi l'Ucraina che preferisce, anche le altre Ucraine del pianeta, buona parte delle quali confinano proprio con la Cina, iniziano a riarmarsi e questo ti spinge, come Cina, ad acquistare ulteriori mezzi militari. Chiaramente per non sfigurare con i vicini. Se Singapore acquista dei carri armati nuovi, non è che tu alle parate puoi andare con il modello dell'anno scorso, non è in. E se il Giappone schiera dei missili nucleari presi in prestito dagli Stati Uniti, non è che puoi avere delle testate più piccole delle sue, ci faresti una pessima figura. E quindi vai a spendere soldi per recuperarle dal magazzino e farle lucidare come si conviene. E naturalmente poi c'è anche il rischio che zio Vladimir faccia scappare involontariamente gli investitori che stai ospitando a casa. A memoria, gli investitori cinesi hanno acquistato titoli per 500 miliardi di dollari, che non sono proprio noccioline, soprattutto considerando il fatto che un anno fa questi miliardi erano soltanto 50. Ora, zio Vladimir non lo farà apposta, però se continua a mandare truppe in Ucraina e gli ucraini continuano a chiedere armamenti agli americani, prima o poi gli americani potrebbero alzare il tasso di interesse dei propri titoli, perché sopportano più spese, c'è più incertezza e gli investitori vogliono essere pagati di più per i loro investimenti. Ora, dato che il dollaro è percepito come investimento più sicuro rispetto alla moneta cinese, non è da escludere che si inneschi una migrazione di massa con miliardi e miliardi degli investitori che se ne tornano presso la Federal Reserve, manco fossero dei salmoni nella stagione della riproduzione. Quindi, diciamoci le cose come stanno. Amico amico, va bene, ma tutto questo entusiasmo nell'aiutare zio Vladimir non c'è. Insomma, i buoni rapporti con zio Vladimir alla fine della fiera valgono 147 miliardi di dollari. I buoni rapporti con gli Stati Uniti valgono 850 miliardi di dollari, ai quali devi aggiungere altri 750 miliardi di dollari dell'Unione Europea. Va bene, amici amici, ma a tutto c'è un limite. Poi, naturalmente, non è che devi voltare completamente le spalle a un amico come zio Vladimir. Lo puoi aiutare in tanti modi diversi. Esemplificativamente, puoi improvvisarti mediatore. Intercetti Joe Biden nella sua passeggiata fuori dalla casa di riposo e gli dici qualcosa del tipo: "Ciao, sono il miglior amico di zio Vladimir. Ti ricordi di me?" Joe Biden mette un attimo a fuoco la situazione e poi dice: "Sì, certo che mi ricordo, il mio predecessore ti ha messo tante sanzioni sul groppone nel 2019-2020." E a questo punto tu rispondi: "Sì, è vero, sono pesantemente sanzionato da te. Cosa ne pensi se facciamo un accordo in questi termini? Io tratto con zio Vladimir affinché venga evitata la terza guerra nucleare. E in cambio tu mi togli un centinaio di sanzioni che il tuo predecessore con il parrucchino mi ha applicato." A questo punto il Joe Biden di turno ti inviterà in gelateria e ti dirà: "Va bene, accetto, ma il gelato lo paghi tu." E tu, presidente cinese, sei ben felice di accettare.
Dopotutto, gli Stati Uniti ti hanno appena condonato un centinaio di sanzioni o comunque di barriere all'ingresso nel tuo territorio, perché alla fine credo a memoria che si stia parlando di tasse per vendere merci negli Stati Uniti, e in cambio tu fai quattro chiacchiere con zio Vladimir, chiacchiere che magari avresti fatto in ogni caso. Ecco, a mio modesto parere, i rapporti fra Russia, Cina e il resto del mondo vanno inquadrati in quest'ottica. Ecco perché nel corso degli ultimi 8 anni non abbiamo mai assistito alla nascita di una nuova superpotenza in Oriente. La Cina ha legami molto più solidi con noi europei e con gli americani rispetto a quelli che ha con i russi. La Cina, per una nazione che pesa meno dell'Italia, non correrà alcun genere di rischio. E voi cosa ne pensate? Come sempre, fatemelo sapere qui sotto. Se il video vi è piaciuto, mettete un like, iscrivetevi al canale, condividete i video perché il canale ha sempre bisogno di crescere. E se vi sentite particolarmente ben disposti, iscrivetevi anche a Patreon e fate una donazione. Il ricavato lo userò per cercare di dare un prodotto sempre migliore. Come sempre, grazie di tutto per tutto e a presto!